Fatti vedere, perché abbiamo un collegamento. È un giornalista. È un giornalista da Napoli, non è mai stato con noi. Anni fa lo ricordavamo, forse anche a Medi Regole si collegava qualche volta. Vediamo se c'è. È già in collegamento. Felice Caccamo. Eccolo. Buonasera, Caccamo. Buonasera a voi. Buonasera, Samantha. E buonasera. Sì, non è Samantha, Vanessa. Vanessa, mi chiamo Vanessa. Mi scusi. Senta, ma una lei è da Napoli che ci parla, dico bene? Sì, da Napoli. Ma perché sì, da noi è notte e lì c'è il sole, come mai? Abbiamo l'ora legale. Un'ora. Ore legali, quattro ore. Quattro ore legali. A Napoli, se non c'è il sole, se non c'è il mare, se non c'è la luce, se non è finito. È finito. E quindi allunghiamo il giorno e accorciamo la notte. Senta, Caccamo, ma sì, lei fa ancora giornalista, se ricordo bene, no? Ancora, sono nato giornalista, io sono nato nelle rotative. Rotative, rotative. Lei? Sì. Rotative. Sono stato in ospedale 4 anni. E fa ancora il giornalista, come si chiama il giornale suo, me lo ricordi? Il mio giornale si chiama Ovicolo. Ovicolo? Ovicolo, sì. Si riferisce Ovicolo. A quale vicolo si riferisce? Al mio, Ovicolo, che ha venduto molto bene questa settimana. Quante decine e decine di copie. Ah, Complimenti, complimenti. Lo leggono tutti, guarda, è un successo. Quello che va male è il Financial Naples. Ne ha venduto anche una cazza e copia. E dalle rotative finisce direttamente nei cessi. E che già fa? Per fortuna io ho studiato. Cosa studiato? Mio padre mi ha fatto studiare. A fatica, con il sudore della fronte, mi ha fatto studiare. Sono diventato antiquario. E quindi fa anche un altro mestiere per arrotondare un po'. Ho un negozio di antiquariato a Napoli, a Forcelle. Il negozio si chiama Cose di altre case. Allora non è antiquariato. Non è antiquariato quello, però. Perché? Così no, non lo è. Venite di notte che è meglio. Abbiamo si qui sta più tranquilli. L'amica spagnola, so che avevate un franchising anche in Spagna, ricordo bene. Sì, dove, abbiamo ma nella terra di Salmona, come si chiama? Vanessa. Sì, come abbiamo un negozio a Barcellona, un negozio grandissimo che si chiama Tu casa es mi casa. In realtà non si dice così, è mi casa es tu casa. No? Per lei, per noi che facciamo un altro no, lavoro. Non è così. È esattamente quello che ho detto. Ha ragione lui, ha ragione Felice, sì. Caccamo. Senta, Caccamo, io so che lei ha una grande passione per i pesci e ha studiato i pesci del Golfo di Napoli. Ha trovato qualche pesce nuovo in questo periodo? Ma guarda, pochi mesi fa è apparso nella baia di Napoli un pesce strano. Un pesce... Non faccia gesti, gesto così. E chi la lunghezza è... Un pesce con la testa a cupola, un corpo molto lungo e dietro ha due sacche che respira in pratica, butta fuori la sabbia e fa entrare l'aria. Sono come un'elica, serve per muoversi. Come la riscafa. Come si chiama quel pesce? Quelli che erano sulla panchina si chiedevano, ma che cazzo è pesce? E l'altro dice, ma che cazzo ne sa, che pesce è questo qua? E che pesce ma lei era? Sa qua, no, io non so un cazzo. Insomma, alla fine l'abbiamo chiamato pesce cazzo. Pesce azzo, che è meno volgare, però pesce azzo se vogliamo. È un pesce che vive di vita propria. Si innamora una volta all'anno di un altro pesce che sta nelle alghe, la patata di mare. La patata di mare. E lui la cerca, questa patata, la cerca, quando la trova fa un urlo, proprio un urlo. I pesci non parlano, però l'urlo di amore lo fanno. Vede la patata e dice, azza la patata di mare! Così tutti lo sanno. Ho capito, abbiamo capito tutti. Tutti, tutti capito. Quanti. Senta, ma oltre a riprodursi una volta all'anno, questo pesce az, diciamo così, non si riposa mai? Sì, no, è come dopo l'amore, dopo il sesso con la patata, prima che nascano le patatine. Le patatine. Questa è gratuita. Si sdraia sulla spiaggia e si addorme, dorme. E tu lo puoi catturare girandogli da dietro. Ma non devi fare un rumore, se gli giri da dietro lo pigli per la collotta, lo catturi e fai quello che vuoi. Ma se andando girando fai un rumore, ti prende lui da dietro. Il mio pescivendolo è stato colpito 4 volte. Se ne è giunto a Napoli, è giunto a Riccione. Mo fa il cubista. Fa il cubista. Riccione. Siamo andati a cercarlo, torna a casa, tua moglie piange e lui ha detto, tornate a casa voi, me ne fotte di voi, io sto qua. E
È diventato un orecchiolo. Felice, sta andando via la linea. Felice. Allora, sono quattro ore che sto a casa, ne va la linea. Felice, sta andando via la linea, aspetta... non capiamo. Vabbè, è andato via. Salutiamo Felice Caccamo. Come si chiama il pesce? Pesciazzo. Però c'è parte non voglio che è andata fuori. È ritornato la linea. Non è certa cosa, a parlare con lo scemo senza obolato. Permesso? Siamo che... Buonasera, buonasera. Ma da dove è andato? Ma non era a Napoli, ma quella era... Ma lei non era a Napoli. Mamma mia. Come mi ha chiamato? Se lo ricorda come Bugiardino, Bugiardino, non era a Napoli. Sì, dica. E quindi da Napoli che è successo? Ecco, sono venuto qua direttamente. Sono venuto qua direttamente perché avevamo fatto un viaggio, un viaggio lungo. Con chi? Con gli amici. Siccome volevamo venire a Milano, dovevamo venire. Io da solo non ce la facevo, da solo, viaggio da solo. E l'ha fatto con i suoi amici? I miei amici, con Brusco Lotti di Casoria. Obedis, che somigliava a Pesaro, ha detto il Petis, voi non lo conoscete, ma era un grande calciatore, è un grande uomo di mondo. Petis. È mia moglie. Ah, vabbè, ci sta. Si chiama? Mia. Vabbè, c'è mia moglie. Ho estratto la macchina dal box per venire a Milano. Io ho una duna. Anch'io l'ho avuta. No, ridete la duna che mi incazza. No, ci ha scarrozzato per anni e anni. Prima avevo un'altra macchina. E quale? L'Arna. Arna. Che macchina di merda, no? È l'Arna. In confronto la Duna. La Duna è una Rolls. Poi ho avuto la marea. Ma facciamo ogni 10 chilometri. Allora siamo partiti alle 2 di notte, abbiamo fatto la partenza intelligente. Io pensavo, Bruciotto e mia moglie. Che si chiama mia? La partenza intelligente alle 2 di notte, martedì, eravamo tutti in macchina e siamo partiti. Ah, dopo un chilometro tutti avevano fame. Fermiamoci succede? In pizzeria e siamo andati alla pizzeria La Zoccola. Vabbè, vabbè. Famosa, famosa. Sulla porta c'era una signora che ha detto, scusi, La Zoccola sono io. Abbiamo mangiato due cose, abbiamo cominciato a viaggiare. Viaggia. Dopo 48 ore di viaggio vedevamo ancora il Vesuvio. No! E come lo Scolotti, il navigatore, dice, ma chi è il Vesuvio? No, può darsi che sia il Gran Sasso. Il Gran Sasso che ti chiama in capo e ti faccia una ferita che non si rimargina in 20 anni. Chi è la casa di Vincenzo di Pasquale, Gennaro? Abbiamo sbagliato. Quindi avete fatto il giro tutto abbiamo il tempo. Fatto la circumvesuviana, famosa circumvesuviana. Conosciamo. Allora ci ha aiutato non si può dire il nome, ci ha aiutato un signore che ci ha accompagnato lui. Ha detto, vi accompagno all'autostrada. Hanno fatto l'autostrada. Questa è una notizia. Madonna mia santa. Una bella notizia. Era chi lo sapeva? Ci accompagna, abbiamo fatto i quartieri spagnoli, abbiamo fatto il capo di monte, siamo entrati. Spacca Napoli dall'alto al basso. Spacca Napoli. Spacco cazzo. Allora siamo arrivati alla fatta l'autostrada. Ha detto, amici, andate sempre lì. È andato a venire a fanculo fino a Milano. No, così no. È un gentile. No, gentile no. Abbiamo fatto Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Brennero. No, per Milano perché no. Brennero? Avete sbagliato strada. Abbiamo sbagliato i 500 km. Sembra poco? Sono tanti 500 km. Sono tanti. Sì. Brusco Lotti è il navigatore, ha detto, attenzione, già hai fatto le Vesuvio su 4 volte. Cioè c'era il navigatore sulla duna? Sì, il navigatore era il petista che stava fuori con la capa. E la gente, Brusco Lotti, che facciamo? Che potevamo fare? E lui dice, che ne sa, non c'è un'insegna, non c'è una scritta, non c'è una riga, non c'è niente. Andiamo avanti e vediamo. Dal Brennero, dove siete andati avanti? Slovenia. Avete girato con me? Abbiamo girato. Poi siamo scesi. Croazia. Macedonia. C'eri pure tu. No, in mano perché conosco la geografia. Siamo scesi e siamo arrivati a Cipro. Un giro comodo. A Cipro, Petisso è morto di vecchiaia. No.
è morto di vecchiaia, siccome voleva essere tumulato, l'abbiamo tumulato in un forno a Cipro Onde. A Cipro Onde. Poi c'è la cimitero di Cipresse e ci hanno dato le ceneri. In un'urna. In un'urna. Ci hanno dato quest'urna dentro una boatta di pelati Cipro. A Cipro. Sì. Abbiamo pigliato una barca e dopo 2 anni... Finalmente siete arrivati dunque siamo arrivati a Napoli. Tornate a Napoli, mia moglie dice io devo andare in bagno. No, siamo arrivati e devo andare in bagno. 2 anni che stava in macchina, scusa, è normale. Tu quanto resisti? No, 2 anni tanto. Fatti tu, mia moglie ha resistito 2 anni, è andata in bagno. Bruce Ross si è venuto a Casoria, a casa sua, che si fotta a casa sua perché colpa a mangiare era il navigatore. E io con la urna, con le ceneri di Petisso. Petisso. Sono giunto a Margellini. Andato a Margellini. Traduco io perché siamo a Milano qui. Perché sono scemo, capisco. Sono giunto a Margellini, non è difficile. Si sono parlato a Lince. E con quest'urna, al Molo Beverello, a diritto Petisso, io ti butto in mare. Ti getto in mare. Preso le ceneri e le ho buttate in mare. Vai, Petisso, vai! È volato. Volato. Quando un cazzo e 20 regali me l'ha sbattuto in faccia, un'altra volta. E allora, con le lacrime agli occhi, ho cantato una canzone per lui. Se volete accompagnarmi. Sì, la canzone, se la canta, adesso. Volentieri. Stai... Lontana questo cuore, con te volo con pensiero, niente voglio, niente spero, che ogni giorno torna accanto a me. Sei sicura che sta amore, come sono sicura te. Mi stavo strozzando. Lo vedevamo. Oi vita mia, oi cuore, oi cuore, si sta per ove m'amore, ove me l'ultima sarai per me. Solo voi! Oi vita mia, e amo bello! Amore, ogni meglio di me sarà per me.